In occasione delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Dante 2021, Ravenna aprirà le sue celebrazioni il 5 settembre con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere uno straordinario concerto di Riccardo Muti. Nel 21 realizzeremo la trilogia intera, la Divina Commedia, riprendendo Inferno e Purgatorio, già realizzati con centinaia e centinaia di cittadini ravennati nel 17 e nel 19. Ma qui sarà davvero il trittico intero, tutto il viaggio di Dante, dalla Selva Oscura fino alla Candida Rosa del Paradiso. Una festival che dai suoi inizi ha sempre dedicato grande spazio all'opera di Dante Alighieri, è lieta, come dire, di annunciare in novembre un grande lavoro, forse quello che è considerato il più grande danzatore al mondo, Sergei Palunin, erede di una grande tradizione russa che va da come minimo da Nijinsky a Baryshnikov, con un lavoro che è proprio una specie di viaggio all'interno di se stessi per la rigenerazione e per la trasformazione, ispirato proprio alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questo nella trilogia d'autunno, appunto piuttosto imminente. Poi il programma del festival prevede il compimento del Cantiere Dante di Marco Martinelli, Ermanna Montanari del Teatro delle Albe, con la proposizione anche nello stesso giornata di Inferno, Paradiso e Purgatorio per una durata che va oltre le 5 ore, quindi un grande evento teatrale. Per chiudere, poi con altri appuntamenti che andremo ad annunciare sempre all'interno del prossimo festival, per chiudere poi tutte le celebrazioni nel 2021, nel settembre del 2021, con il nome di Riccardo Muti alla testa della Cherubini, della sua orchestra Cherubini, assieme a componenti, a coro e orchestra dell'Orchestra dell'Opera di Verona e del Maggio Musicale Fiorentino, proprio a sancire l'unione tra le tre grandi città dantesche. È una grandissima soddisfazione aver presentato oggi alla presenza del presidente Bonaccini il programma delle celebrazioni dantesche. E ovviamente oggi abbiamo presentato un nucleo molto significativo di eventi, di manifestazioni, di eventi strutturali nella nostra città, a cui seguiranno poi nei prossimi mesi, durante tutto il corso dell'anno, tantissimi altri momenti dedicati a Dante, perché Ravenna, diciamo, ha nel culto di Dante uno dei suoi elementi identitari. Le celebrazioni inizieranno il 5 di settembre di quest'anno, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugurerà il restauro della tomba e poi parteciperà a un bellissimo evento, diciamo, di intrattenimento musicale e teatrale in Piazza San Francesco, dove ci saranno grandissimi artisti e la lettura del canto 33° del Paradiso da parte di Elio Germano. Le conclusioni saranno invece affidate al maestro Riccardo Muti a settembre, il 12 di settembre del 2021, e quindi, diciamo, a celebrare Dante nell'apertura e nella chiusura delle celebrazioni a Ravenna avremo chi rappresenta l'Italia nel mondo, il nostro Presidente della Repubblica, quindi pa Dante padre della lingua italiana e Mattarella, diciamo, in questo momento capo dello Stato della nostra Repubblica, e il più grande artista contemporaneo che onora l'Italia in ogni angolo del pianeta, che come Dante nel corso della sua vita è giunto a Ravenna. Il 10 di ottobre ci recheremo a Roma in udienza papale da Papa Francesco per fargli benedire la croce che Paolo VI donò alla città di Ravenna e a Dante nel 1964. Fu un momento cruciale di riconciliazione fra la Chiesa e Dante, e Papa Francesco, diciamo, rinnoverà questo grande gesto d'amore verso Dante. E partiranno anche tutta una serie di eventi espositivi, la mostra sul sesto centenario, la mostra di Paolo Roversi. Avvieremo invece nell'anno nuovo una collaborazione molto forte e strutturata con la Galleria degli Uffizi, che farà un prestito molto importante, che annunceremo a settembre, alla mostra, diciamo, sull'arte ai tempi di Dante, che ci sarà a San Romualdo, mostra che sarà in un circuito insieme alla mostra di Forlì e alla Galleria degli Uffizi, al Museo Dantesco. Ma con gli Uffizi avvieremo ancora una collaborazione strutturale di lungo periodo, perché la Casa Dante, che sarà l'ampliamento del Museo Dantesco, che è in corso di restaurazione, diciamo di riallestimento, Casa Dante avrà una sezione di depositi di lungo periodo da parte degli Uffizi. Gli Uffizi hanno una collezione molto importante di opere dantesche, e lì ci sarà una sezione dedicata all'interno della casa Dante, oltre appunto a dei prestiti per la mostra di primavera. Dante D, il giorno che è stato istituito per Dante, l'Università di Bologna organizzerà a Ravenna un evento sulla poesia contemporanea. I grandi poeti dell'oggi si confronteranno con l'opera di Dante in un evento appunto sotto la direzione dell'Università di Bologna.
e diciamo ultimo progetto che sviluppiamo con l'Università di Bologna, come nel 1921, anche nel 2021 ci sarà la ricognizione delle ossa di Dante. Una ricognizione a fini conservativi, non con la volontà di spettacolarizzare, ma con la volontà di preservare, quindi sono già in corso, diciamo, i rilievi per l'accesso a quelle che sono le spoglie mortali del poeta. Ravenna vanta, diciamo, il dipartimento che si occupa appunto di questi studi a livello per tutta l'Università di Bologna, che è proprio qui a Ravenna, e quindi, diciamo, questo rito, questo rituale che si ripercorre ogni 100 anni vedrà la sua sede anche quest'anno, vedrà il suo appuntamento anche nel 2021. Concludo con forse una cosa piccola, ma che racconta l'amore di Ravenna per Dante. E dal 14 di settembre del 2020, per sempre, senza fine, in maniera tale che questa tradizione possa essere ancora viva nell'ottavo centenario, ogni giorno alla tomba di Dante verrà letto un canto della Commedia. Si alterneranno alla tomba di Dante grandi artisti, personalità del mondo della politica, della società, i protagonisti del tempo. Verranno registrate queste grandi letture di Dante, diciamo, dei grandi attori, di chi passerà la stagione di prosa, di chi passerà al festival, di chi visiterà la città di Ravenna. E quando ci sarà l'ottavo centenario, ci sarà forse la più grande documentazione di lettura dantesca che sia mai esistita. Non abbiamo notizie di altri luoghi nel mondo dove ci sia un amore tale per Dante come quello che la città di Ravenna dimostrerà.